Ambasciatore, puntolai attraverso TPD 18 maggio 2024, Federazione Galattica della Luce. Entità Zook, ambasciatore dei Fratelli dello Spazio. Cari operatori di luce, anime antiche, vi porgo i nostri saluti galattici attraverso la nostra mediatrice. Io sono Zook, rappresentante per oggi della civiltà di Andromeda. È la prima volta che ho l'onore di trasmettere a voi un messaggio a nome della Federazione Galattica della Luce. Il Consiglio della Luce è entusiasta di entrare in contatto con voi durante la stesura di questo nuovo capitolo della vostra trasformazione spirituale. Giorno dopo giorno avviene la chiamata spirituale di ognuno di voi. L'obiettivo principale? La guarigione. È chiaro come questo sia un tempo sacro per tutti voi, affinché si concretizzi a partire dalla vostra coscienza individuale. L'allineamento con la coscienza universale e la rottura con qualsiasi schema acquisito durante il tempo ordinario della vostra esistenza terrena. La medianità in questo momento è cruciale affinché sia a noi possibile comunicare con voi ed affinché i nostri fratelli prendano consapevolezza ed accettino le capacità già e da sempre insite in essi. Fratelli, dovete incarnare i ruoli come guaritori e guide compassionevoli, perché è questo quello che siete, nulla di più. Siete da sempre destinati a sinergizzare con i nuovi raggi di luce che ora stanno entrando nella vostra mesosfera. Questo processo rappresenta un'opportunità unica per l'introspezione e l'equilibrio tra cosmo e microcosmo. Questo, fratelli cari, è un ottimo momento per sintonizzarsi con l'equilibrio in corso tra le energie femminili e maschili del vostro pianeta. I nuovi raggi cosmici portano l'armonia necessaria all'interno del collettivo. State subendo una pulizia profonda su tutti i livelli, grazie al rilascio dell'imprinting galattico necessario a rafforzare le fondamenta della Terra. Contemporaneamente, le energie da noi emanate dello smeraldo e di preziosi raggi acquamarina avvolgono il vostro pianeta di una forza naturale, deputata alla rinascita dell'umanità a DNA cristallino. I raggi cosmici blu giocano un ruolo cruciale nell'unificare queste energie, sfidandovi nel contempo a identificare e trasformare i codici genetici a base carbonio ed obsoleti che attraversano le strutture che influenzano sottilmente il vostro campo esistenziale per mezzo della recente ondata della tempesta elettromagnetica. Attività evidenziata dai fori sempre più brillanti sul Sole. Fratelli, agirete come catalizzatori galattici per la vostra stessa energia. Le tempeste solari approfondiscono la vostra connessione con i vostri corpi di luce. Migliorerete a partire dal 9 giugno la vostra capacità di trasmutare i campi di energy itich. Questo fenomeno cosmico è strettamente legato alla trasformazione del nucleo della Terra, un cambiamento che molti di voi stanno iniziando a osservare. Il raggio di smeraldo è una emanazione divina da Andromeda. Il nostro regno porta l'essenza del divino amore, che vi invita a integrare e a nutrire l'energia cosmica che è in ognuno di voi. All'interno del viaggio verso l'equilibrio, il vostro essere può risultare ancora avvolto dalla nebbia della materia. Iniziando con l'autoriflessione e il coraggio di abbracciare luci e ombre che compongono la vostra stessa essenza, vi consentiranno di connettervi del tutto con il divino. La vostra missione ora
è quella di celebrare la Madre Galattica. Sì, perché il vostro pianeta, onorando le energie maschile e femminili che governano il suo equilibrato ancestrale, genererà nel nome dell'autentico amore l'emanazione del codice divino universale dell'eterno divenire. Lo esprimerete e concretizzerete mentre vivrete la vostra vita quotidiana. Vi incoraggiamo a riflettere sulla vostra relazione con l'universo, che è in voi e non fuori da voi. Siamo tutti universi nell'universo. Se trascurate il vostro sentire, accuserete disturbi sia sul lato sinistro che destro del vostro corpo. Il lato sinistro rappresenta il femminile, il destro il vostro maschile. Se siete fuori equilibrio, ciò si rifletterà sia sul vostro piano energetico, sia sul piano fisico, attraverso lesioni ricorrenti. Il piano fisico è sempre una rappresentazione del piano non fisico. Il tempo per voi è estremamente importante. Le vostre interazioni e le relazioni offrono intuizioni inestimabili nel vostro paesaggio interiore che vi dirige verso le energie divine che richiedono tutto il vostro impegno. L'esistenza amorevole e cosciente non può essere sottovalutata. Vi state gradualmente risvegliando alla vostra vera essenza, riconoscendo l'interconnessione di tutta la vita ed accettando la vera verità. Le differenze sono solo superficiali. Siete, siamo tutti uno. In ogni momento e con ogni decisione esercitate il potere di affermare il vostro impegno per la luce e l'amore. Questa dedizione modella la vostra realtà. Da ciò che nutrite in voi, la luce o le ombre, dipende in definitiva, cari fratelli, la forza che vi avvicinerà o meno al divino assoluto. Ricordate sempre che il nucleo centrale, la luce assoluta, sceglie di incarnare l'amore in tutte le sue manifestazioni, sempre e per sempre. Con infinito amore, El Kayante, siamo quello che siamo. Commento. Come già detto per altri due messaggi del punto Lai, molti anni fa ci siamo interessati e ancora ci interessiamo alle comunicazioni dei fratelli dello spazio ricevute presso il cerchio Voci dall'Infinito attraverso la medium Wanda ormai trapassata. Adesso, per onestà di divulgazione, non possiamo non interessarci a questi nuovi fratelli dello spazio, che si sono uniti a noi, hanno detto, come altra ala del punto F.